Buongiorno. Sai, Francesco, che secondo me tutti quelli che sono a casa, le signore in particolare, ti clonerebbero volentieri. Ma anch'io per mandare un altro conduttore al posto mio. Non lo so, ma magari l'ho fatto, io sono a casa a dormire. Loro sarebbero felicissime di avere una copia in casa. Vabbè, lo mettiamo il cartonato all'asta. No, torniamo alle scimmie, Alessandro. Intanto, cioè, queste scimmiette non sono nate per riproduzione, sono nate per clonazione, che vuol dire sembrano gemelle, ma non sono gemelle, sono due fotocopie. Beh, diciamo che sono come due gemelli monozigoti, cioè praticamente sono la copia l'uno dell'altra. Ed è un bellissimo passo avanti nell'ambito della scienza, perché qui, al di là della parola clonazione che può spaventare, è un passo avanti nella ingegneria genetica, quella che consente già oggi a chi non ha figli di avere figli, quella che consente a tutti i diabetici oggi di avere tutta l'insulina che vogliono, quasi gratuita, comunque che costa molto meno di quella di una volta, senza rischi di infezione. Insomma, l'ingegneria genetica ha risolto la gran parte dei problemi della salute degli esseri umani, e con questo passo avanti lo farà ancora di più. Un piccolissimo esempio: se tu devi provare un nuovo farmaco contro il cancro, la fai provare a una scimmia, perché, come dici te, al 98% è come un essere umano. Se lo fai provare su ogni scimmia diversa, purtroppo non capisci se quel farmaco contro il cancro funziona. Se lo perché fai provare su mille scimmie tutte uguali, alla fine sai se quel farmaco funziona oppure no. Quindi evviva l'ingegneria genetica. Mario Adinolfi, direttore, però insomma fa effetto anche l'idea di produrre mille scimmie tutte uguali, mille scimmie che sono comunque, le abbiamo viste, delle scimmie che hanno la loro vita. Per usare quella batteria di scimmie e provare un farmaco contro il cancro. Preferisci morire di cancro? Come sa bene Alessandro Cecchipaone, perché un farmaco poi arrivi al consumo tra gli esseri umani deve essere sperimentato sugli umani, non sulle scimmie. Allora il tema è, stiamo preparando la clonazione umana per avere persone di serie B su cui fare le sperimentazioni genetiche che poi serviranno alle persone di serie A? Perché secondo voi i dubbi etici sulla clonazione non li ha posti il Vaticano? Sì, anche il cardinale Arios Grecia, anche il Vaticano, ma per primi gli scienziati che hanno praticato la clonazione. La prima riserva sul piano etico rispetto alla persona umana la pongono gli scienziati, quelli che hanno fatto quell'esperimento, perché sanno che se si arriva alla clonazione umana, come sa bene Alessandro Cecchipaone, la sperimentazione del farmaco, di qualsiasi farmaco, non si fa sugli scimpanzé, si fa prima sugli scimpanzé, anzi prima sui topolini cavia, poi sugli scimpanzé, ma senza la sperimentazione sugli esseri umani. Il farmaco non va in commercio per gli esseri umani. Quindi la domanda è: a che serve la clonazione umana? Perché se è una battuta per tenermi il conduttore accanto a casa e essere così ammirato della sua bellezza, è un conto. Ma la verità, qual è la ragione per cui serve la clonazione umana? Ragionate su questo. Perché serve un essere fotocopia? Quei due non sono esseri fotocopia perché sono gemelli, sono esseri fotocopia perché sono a loro volta la copia genetica esatta di un'altra scimmia che non è lì dentro, è una terza scimmia che sta altrove. Noi vogliamo costruire delle copie nostre per provare sulle nostre copie, stai dicendo? Per provare l'unica sulle ragione, ma questa non l'unica ragione scientifica però. Per cui si vuole andare alla clonazione umana. Questo lo dice Adinolfi, non troverai mai uno scienziato che dice questa cosa. Forse su qualche romanzo di fantascienza, ma nessuno vuole. Allora, a che serve la clonazione umana, Alessandro? A che serve? Ma nessuno lo vuole. Stai parlando te, stiamo parlando della clonazione delle scimmie. Nessuno sta lavorando sulla clonazione umana perché costa tantissimo, è complicatissima e non serve assolutamente a niente. Quindi è stato. Io vorrei ricordare a chi sta a casa, non serve a niente. Io vorrei non serve a niente. Quella umana no, volevo ricordare che sta a casa, che il cardinale Sgreccia a cui fa riferimento lui è quello che non voleva che voi che avete avuto i figli con la fecondazione assistita avesse un gigante cioè, avete del pensiero figli, che ha scritto manuali di bioetica, non voleva che ha avuto i figli, gigante del pensiero sì, e non voleva far fare i figli alle persone sterili, che tu per fortuna tutti, non ha vinto lui, che quindi quelle sono non mi date Sgreccia, voleva tenere senza figli. Voi avete
dovete fare. Perché è un gigante del pensiero. Allora, Guglielmo ama, non ama la vostra merda. Gigantesco la felicità altrui. Io rilancio il tema invece della clonazione umana, lo facciamo col sorriso, d'accordo, ma la domanda che farò a tutte e due è comunque questa: nel momento in cui si potrà tecnicamente fare, qualcuno al mondo lo farà. Le leggi raddoppiano in famiglia con i cloni, dai, ci abbiamo anche posto piaceri. Però anche piaceri possono essere raddoppiati. Scusa. Può essere, può essere. Senti, Alessandro, però le domande che si fa un po' alla gente, comunque ci sono, anche se scherziamo. Se poi uno arriva alla clonazione umana, secondo me qualcuno che la proverà ci sarà, questa è la storia della scienza. Però come vedi le persone sono molto più serene rispetto a chi grida all'apocalisse, sono tutti con il sorriso sulle labbra e oltretutto hanno capito il punto, perché fa paura l'idea di avere un perfetto doppio. Ma tenete conto che noi abbiamo un cervello che per metà è genetico e quindi in parte sarà uguale nell'eventuale clone, ma per metà è ambientale, cioè nasce in base a quello che gli succede. Quindi l'eventuale clone che nessuno vuole, che non serve a niente, che costa troppo, che nessuno sta cercando di fare, non sarà mai uguale a noi come carattere. Quindi se volete raddoppiare vecchi, magari esce fuori così, ma cattivissimo, antipatico, che dice parolacce, quindi non lo fate, non lo fate. Mario, perché dici che invece secondo te c'è chi punta alla clonazione? Alessandro dice non la vuole nessuno in realtà. No, quando qualcosa si può fare, e devo dire che la notizia dal punto di vista scientifico è rilevante, dalla Cina rimbalza in tutto il mondo, perché come hai correttamente introdotto tu e come c'è scritto nella vostra titolazione, questo è il passo verso la clonazione umana. E quando scientificamente qualcosa si può fare, purtroppo si farà. Il problema è che se poni ora un argine etico, perché nel servizio vostro l'hanno detto chiaramente le persone per strada, a che servirà la clonazione umana? Avere i pezzi di ricambio, questo servirà. I pezzi di ricambio per i ricchi, questo sarà. E purtroppo, lo diceva persino, che cosa ci faccio? Mi rompo una gamba, poi mi prendo la gamba del clone? Questo è ovviamente ora declinato a mo' di battuta, ma la ragione per cui è in corso questa sperimentazione costosissima da decenni, che dalla pecora Dolly arriva fino al primate, che è dunque è arrivare ad avere dei pezzi, è per arrivare all'uomo, è indubbiamente questo. Mario, grazie, ti ringrazio. Che possa fare, e sarà la discussione interno. Chiaramente è molto complessa. Grazie a Mario Adolfi. Posso chiudere amichevolmente augurandomi anche la clonazione, avere un doppio Adolfi, se no io che faccio? Con chi quattro poi, fanno quattro. Ah, perché? Quattro. Perché? Se no con chi discuto? Datemene almeno due, tre, quattro. Ah, perché tu dici lui non basta da solo a contare. No, e se no così possiamo riempire tutta la giornata. Grazie Alessandro Cecchipone, ci vediamo tra poco con Federica o col suo clone, ma chi lo sa, a tra poco.